Da Bacchi sempre su al Paese Vecchio, su. A metà, prima della chiesa, stanno i tabacchi. I tabacchi e sali, i fiammiferi, i prosperi, sono i prosperi della volta, e così. I pacchetti, i sigari, perché si compravano quasi tutti i sigari, e poi si faceva la sigaretta col tabacco. Si distruggevano e ci si faceva la sigaretta. Lorenzo si chiamava lui. La pronipote di questa è la sindaca di Roma. Adesso, a Raggi, la madre di Rosa, quella con col sigaro, se lo metteva alla rovescia, il fuoco dentro, bocca e la perché se l'è imparato alla guerra. Dice, se no, se lui fumava, si vedeva la lucetta del fuoco, quindi lo giravano all'interno. Il padre di Rosa, me lo ricordo io, ancora qua fumava lo stesso, sempre il codito. Quando stavano in guerra, 15-18, era proibito di accendere per far vedere la luce, no? E allora ecco perché tutti quelli che avevano fatto la guerra 15-18 fumavano col sigaro tutto in bocca. No, il padre lo obbligavano a fumare perché per non via la malaria. Perché non fumava mio padre quando è andato a fare. No. Però là, stava in Africa, l'obbligavano a fumare, gli davano la sigaretta e il governo gli dava la sigaretta per la malaria. E si è imparato a fumare. Le alfa fumavano. Mio padre, dopo si è imparato a fumare, fumava un sacco. E quando io da ragazzino andavo a mettere mano in tasca, e mano puzzava di tabacco. Io mi ci arrabbiavo con mio padre che non fumava. E ci comandavano, da ragazzini stavamo in piazza, che ci mandavano sempre a comprare quando queste cose. E dicevamo a pia un sigaro, vanno a pia cose, e ci devi andare, se no pure tuo padre ti menava se non ci andavi, quando ti comandava un altro. Prima era così, vai adesso ai ragazzi, vai adesso.